Proprio così, con il mitico annuncio di Michael Buffer ai tempi della WCW, diamo il via a questo video speciale dedicato all'evento della Royal Rumble, che sabato scorso è andato in scena per la sua 37esima edizione. La prima volta fu nel 1989 ed il primo videogame che riproponeva al meglio questa tipologia di incontro fu WWF WrestleFest. 12 superstars in totale, i migliori di quel periodo, tra cui due tag team di prim'ordine come i Legion of Doom e i Demolition. Optando per la modalità Royal Rumble, si partecipava per quella rissa reale. A differenza della controparte reale, nel videogame per eliminare un wrestler, oltre che lanciarlo dalla terza corda, si poteva anche effettuare uno schienamento oppure seguire una sottomissione. Si poteva giocare fino a 4 players simultaneamente. In questa run ho scelto il mio wrestler preferito dell'epoca, The Ultimate Warrior. Ad un certo punto noterete che inserirò un secondo gettone perché il tempo a disposizione è davvero troppo breve e quindi ci sarebbe stato il game over. Nessun finale da mostrare, un concetto che va contro il fine del canale stesso. Tra i vari aspetti noterete come, volendo, si può interrompere uno schienamento mentre l'arbitro sta contando, oppure c'è anche la possibilità di tuffarti sopra una superstar che sta già tentando di effettuare un pin vincente. Bellissima la preparazione della finisher move di Earthquake, uguale identica alla realtà. Ogni tot di tempo entrerà un wrestler. L'ultimo che rimarrà sul ring sarà dichiarato il vincitore. Prima di lasciarvi agli ultimi minuti del video, vi segnalo Retromania Wrestling, titolo del 2021, il successore spirituale di WrestleFest. Dategli un'occhiata. Buona visione. One, out of play.
One, two, three!